Ciao a tutti amici, io sono sempre qui dal Misen di Ferrara e ho di fianco la splendida Susy Dal Gesso, con una voce ragazzi, ma con una voce che ha fatto un'interpretazione di Alleluia che mi sono dimenticata di accendere la telecamera. Può succedere, non ti preoccupare. Come state a casa? Tutto bene? Peccato che non siete qui però, eh? Susy, da dove nasce questa voce che hai? Quando hai scoperto che l'avevi? Chi ti ha aiutato poi a svilupparla? Perché sai, non sempre i genitori capiscono di... Cioè... Hai toccato un tasto dolente. Allora, questa voce è cominciata dalla tenera età di 4 anni. A 5 anni sono andata allo Zecchino d'Oro, ho vinto la riedizione di Bologna con una canzone che si chiamava Per un bicchiere di vino. Poi dopo ho cominciato, come tutti i ragazzi giovani, a fare il gospel in chiesa. Poi mi sono trasferita a Londra a fare musical e da Londra 14 anni negli Stati Uniti. Lì ho studiato con canto, coreografia, logopedia, tutto un insieme di fonochirurgia, anche se poi non faccio il chirurgo, per evitare i danni alla voce a chi viene a prendere canto, le lezioni di canto. E niente, poi ho girato un po' come musicista in vari posti del mondo, mi vergogno quasi a dirlo, sono 19 paesi, parlo 7 lingue e se qualcuno non me ne insegna una nuova mi sembra di star ferma. E niente, poi la musica è nel cuore, queste musiche che avete sentito le ho suonate personalmente io, sono tutte rivisitazioni perché incido dischi che compongo io, però in questa occasione dove si dovevano far ballare le persone e ho deciso di fare una riedizione diciamo dei Police, dei Beatles, di Leonard Cohen, che ne so, di Adele, in versioni mai sentite, tipo tango, cha cha, bolero, American style. Sei andata all'estero perché qui non c'erano le persone adeguate a sviluppare le tue capacità. Da una parte sono felice per te, dall'altra parte un po' mi dispiace per il fatto che l'Italia, grande paese di artisti. Ma guarda, in parte è vero, perché qui purtroppo abbiamo la mentalità che fino a 18 anni vai bene, poi sai da buttare nelle immondizie e lo si vede anche nei posti di lavoro, non sto raccontando bugie, è la verità. All'estero c'è una mentalità diversa e per carità ci sono gli inciuci anche fuori, perché io ad esempio ho fatto 2 festival a New York della canzone italiana e i primi posti erano già stabiliti, però vabbè, insomma, sono sempre esperienze, cose che si fanno. Più che altro andare all'estero ti apre molto la mente. E tu non ragioni più da Italia, da mercato chiuso, vuoi imparare, evolvere, andare avanti. E perché no, portare l'amore ovunque, perché questo è il compito del cantante. O no? L'emozione. Allora mi viene da chiedere 2 cose. Uno, i tuoi progetti futuri. E 2, se qualcuno ti volesse venire a vedere, un canale YouTube, una pagina Facebook, dove trovare le date, dove sei. Allora, io dico la verità che non metto molto le date in giro, perché mi sembra sempre di rompere le scatole alle persone, di dire guarda questa che mette sempre dov'è. Non lo so, sono un po' più contenuta, un po' più, ecco. Però ho un mio canale YouTube, si chiama Susy Dal Gesso come me, ho una pagina verificata Facebook, quelle con la spunta blu, e ogni tanto ho Twitter, sono su Instagram. Più o meno ci sono sempre io e non scrive un altro al posto mio, ve lo assicuro. Brava, ragazzi. Tante ore che dedico al social. Ho trovato anche in mezzo a tante persone sconosciute dei veri amici. Al di là del fatto dei troll o delle persone che si mascherano in un certo modo, ci sono anche delle gran belle persone e ho avuto la fortuna di incontrarle. Io spero anche, chissà, chissà, chissà. Sono uscita lo scorso giugno con un album con 15 brani in italiano. Adesso sto producendo io altri 2 ragazzi e prossimamente mi rimetterò a scrivere qualche cosa per me. Keep in touch, stay tuned!
Una grande. Voi forse voi non avete captato l'emozione che c'è in questo momento. È davvero una bolla di energia che traspare. Io non so come ringraziarti. Tante cose meravigliose per il tuo futuro. Grazie. Grazie. Grazie e cari telespettatori web. Tante cose belle per quello che anche voi desiderate nel vostro cuore. Perché per me c'è amore, gioia e grazia per tutti. E non vi arrabbiate le volte che non ne vale la pena, tanto poi. Non ne vale la pena. Un bacio grande e grazie per avermi ospitato qui. Grazie a te, grazie davvero di cuore. Grazie.